Buongiorno ragazzi, io sono Eleonora e vi do il benvenuto sul mio canale My Way. Mi sono presa una piccola pausa e non ho fatto più video perché fa molto molto caldo. Oggi siamo partiti con Rose e siamo arrivati qua in questa piccola frazione che si chiama Casazze e qua c'è una zona abbastanza selvaggia. Molte colline, come vedete, non sono coltivate, sono lasciate al bosco. Volevo ringraziarvi per tanti commenti che lasciate, veramente mi motivano di continuare a fare i miei video. Adesso lasciamo questa strada di campagna e imbocchiamo un sentiero sul quale c'è una piccola sorpresa. Rose già lo sa che giriamo su questo sentiero che inizia proprio di qua. Qui, sì, brava. Questo sentiero è segnalato come sentiero CAI. Qui dentro c'è ombra e si sta molto bene, sembra un piccolo corridoio in mezzo alla vegetazione. Grotta. Siamo arrivati a questa piccola grotta. Addirittura aveva la sua porta. Eccola qui. Qui fa molto fresco. Non saprei se è una grotta naturale o scavata dall'uomo. Ci sono le tane qua. Qua abitano un sacco di animali, secondo me. Questo è uno strato di tufo con un altro strato sabbioso. E questa grotta è stata usata in tempo di Seconda Guerra Mondiale, ma non escludo che poteva essere usata anche molto molto prima come nascondiglio, abitazione di persone. Anche nel Medioevo, anche prima, chi lo sa. Comunque, è una piccola chicca di questi posti. Fobine, paese del Basso Monferrato in provincia di Alessandria. La sua popolazione attuale è di 1700 abitanti e aveva raggiunto il massimo quasi 4000 abitanti all'inizio del Novecento. La prima citazione storica di Fobine è del 1041. Sicuramente il palazzo più importante di Fobine è il Palazzo Bricherasio. È un edificio storico seicentesco, appartenuto a partire dal XIX secolo al casato dei conti di Bricherasio, un'estinta famiglia dell'antica nobiltà piemontese. L'edificio sorge su un preesistente fabbricato di origine rinascimentale. Nel corso dei secoli il maniero passò alla figlia del marchese. La famiglia Bricherasio frequentò regolarmente questa residenza per lunghi periodi di villeggiatura. Chiesa della Trinità. L'oratorio della Santissima Trinità è situato in posizione centrale, vicino al Palazzo Bricherasio, risalente agli anni 1680-1686. Era probabilmente il rifacimento di un precedente oratorio che ospitava la confraternita dei disciplinati della Santissima Trinità. La sacrestia fu costruita successivamente e il campanile è risalente probabilmente all'Ottocento, sconsacrato e danneggiato dalle intemperie.
È stato acquistato dal comune e sottoposto a lavori di restauro per essere destinato a sede dell'archivio e della biblioteca civica. Chiesa di Santa Maria Assunta è la chiesa parrocchiale cittadina ed è il principale edificio religioso cattolico di Fubine. È affiancata da un campanile alto 56 metri, simbolo del comune. Casa Pane è un edificio di stile settecentesco, il cui prospetto principale si affaccia sulla piazza del Comune. Ed ecco che siamo arrivati allo spalto. Spalto è ciò che resta delle antiche mura difensive ed è raggiungibile dai vicoli che costituiscono il cuore del centro storico fubinese, sulla somma della collina. Lo spalto conduce alla chiesetta dei Battuti o Disciplinati. Chiesa dei Battuti o dei Disciplinati, un tempo conosciuta come Immacolata, era utilizzata nel XVII secolo anche per le riunioni dei capifamiglia e per la sepoltura dei morti. 186 nei soli anni 1642-1659. Dopo lo slargo del Ponte Antico, presso all'Acropole Fubinese è da tempo sconsacrata. È stata acquistata dal comune per essere adibita dopo adeguato restauro ad usi culturali. Il ponte. Attraverso il ponte si accedeva al nucleo del paese che sino all'inizio del XVI secolo era potentemente fortificato. Nel Medioevo era probabilmente un ponte di legno che veniva distrutto in occasione di ostilità. Cessato il pericolo, veniva ricostruito. Solo successivamente si procedette alla costruzione di un ponte in muratura, come è testimoniato da documenti d'epoca posteriore.